pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video sui prodotti finiti, ovvero ormai siamo arrivati al 30, oggi al 30, il 30 di dicembre e basta, cioè facciamo vedere i prodotti finiti di dicembre. Lasciate un po' perdere la mia faccia, che sì, è vero, sono struccata, perdonatemi, ma non avevo voglia di sinceramente truccarmi per fare questo video, anche se dopo uscirò e quindi mi truccherò dopo, però adesso non c'avevo voglia, dato che comunque sono le 2:15 e esco alle 4, quindi mi truccherò fra un po', quindi non avevo voglia, quindi scusatemi. Quante volte ho detto quindi? Comunque, allora, prodotti finiti, no? Un bel po', diciamo. No, vabbè, non è una quantità abbastanza buona, dai. Allora, primo prodotto che ho finito, che mi è piaciuto tantissimo, sono queste salviettine qui, non so se si potrà vedere qualcosa. Vabbè, comunque sono delle salviettine rimuovi smalto e sono 10. Non so bene o male il prezzo di queste salviettine, però sono contenute in questa bustina qua. Sono contenute in questa bustina qua, voi le aprite e dentro trovate la salviettina. Questa è la scatolina. E a me sono piaciute, devo essere sincera, non pensavo. C'è scritto con vitamina E e provitamina B5, formula delicata senza acetone. Non avendo l'acetone, la cosa mi piace ancora di più, perché sinceramente l'acetone secondo me rovina davvero tanto le unghie. Io non so bene o male dove le abbia potuto trovare mia madre, che è una bella domanda. Ora mi informo e vi lascerò un fumettino qua in giro, e così almeno poi sapete se per caso vi interessa provarle dove andarle ad acquistare. Comunque suppongo all'LD. Qui non c'è scritto niente. Fantastico. Sì, che bello. Vabbè, io suppongo all'LD. Poi, altro prodotto è un profumo. È un profumo che ho preso alla fiera. A una fiera, alla fiera dell'est, vabbè, a una fiera, e ho pagato tipo 5-10 euro, non ricordo esattamente, e a me è piaciuto tantissimo, perché molte persone l'hanno confuso con l'originale. Logicamente questo qua è un profumo tarocco, cioè un'imitazione, ed è Madame Millionaire, sarebbe, no, Madame Milliard, sarebbe... la versione tarocca del profumo che si chiama Lady Million, se non sbaglio. Sarebbe appunto la versione tarocca. Questo qua è semplice, è un profumo da 50 ml, prodotto in Italia, e del resto non so più dirvi niente, perché qua non c'è scritto niente. Comunque, scusatemi se mi tocco i capelli, ma mi vedo una cosa schifosa, quindi sto cercando bene o male di conciarmi in modo decente, ma vabbè, fa lo stesso. Niente, stavo dicendo, è una versione appunto tarocca, l'ho pagata da 5-10 euro e molte persone l'hanno confusa con l'originale. La durata è abbastanza buona, le prime volte e i primi utilizzi dura tanto. Pian piano che si utilizza va scemando, però comunque per averlo pagato così poco, se lo trovassi ancora sì, lo ricomprerei assolutamente. Io poi sono una persona che appena una cosa la finisce, dopo ne compro un'altra perché si stufa continuare a comprare prodotti. E questi due mi sono piaciuti. Altro prodotto che mi è piaciuto e che continuerò a ricomprare sono queste cerette qua della Sophie De Peel. E sono 20 strisce depilatorie più 4 serrette post depilazione con aloe per tutti i tipi di pelle, depilazione a freddo di braccia e gambe, pronta all'uso. Della una linea professionale. Allora, queste qua costano 2,80 euro e sono 20 strisce più 4 salviette post depilazione. 2,80 euro secondo me è un prezzo straccessibile, perché io vedo comunque altre che mi costano tipo 6 euro. Io guardo, ma che cavolo, non mi fai pagare 6 euro delle strisce? Vabbè, si possono fare, io ci faccio con due quando ho già fatto, quando ho già fatto la depilazione più importante, poi alla fine, sai, dopo 2 settimane magari ti ricrescono, però ti ricrescono sempre meno. Ecco, con due salviette ci faccio le due gambe, faccio prima, non con due salviette, con due strisce ci faccio le due gambe, quindi
appostissimo, vi durano tranquillamente, a me sono piaciute, le continuerò sinceramente a ricomprare, ho anche quelle per il viso e anche con quelle per il viso mi ci trovo da Dio, una bellezza. Quindi altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, adesso parto con quelli che mi sono piaciuti tanto, cioè comunque mi sono piaciuti. Altro prodotto che mi è piaciuto tanto è questo qua, io adesso ho utilizzato questo qua della Ouch Styling. Young Soul, capelli puliti senza bagnarli, estratti di semi di lino. È nuovo, shampoo secco, dry shampoo. Allora, l'odore che lasciava si sentiva che era un odore non siliconico, neanche alcolico. Beh, comunque si sente che era qualcosa di chimico, ecco. Non so, si sentiva tantissimo, cioè era un odore accettabile, per l'amor del cielo. A me anche spiacciucchiava, non lo trovo neanche tanto fastidioso. Mi piaceva perché comunque rendeva i capelli davvero puliti. Non aspettatevi che ve li rendesse puliti 2 giorni, ma proprio un giorno magari ce li avevate sporchi, li utilizzate e poi la sera li lavate. Almeno io facevo così perché mi dava fastidio anche vedere quelle piccole linee di sporco, di unto, no, non le sopporto. Allora lo utilizzavo. Adesso che i miei capelli più o meno si sono abituati ad essere lavati in modo adeguato nell'inverno, perché prima li lavavo praticamente tutti i giorni d'estate e quindi non erano abituati, allora ho dovuto iniziare ad abituarli utilizzando questo. Adesso si sono abituati e comunque li lavo tipo 2 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, ogni 2 giorni comunque. Il terzo giorno li lavo. E niente, adesso che i miei capelli si sono abituati, non ho più bisogno di questo, però mi è stato utilissimo, quindi io ve lo straconsiglio. Io adesso in questo caso ho questo qua della Ouch Styling. Comunque i prodotti che menziono nel video saranno sicuramente sotto nell'info box, quindi il nome più preciso lo lascio giù nell'info box. E se avete qualche domanda, come sempre, commentate. Ah, io vi voglio chiedere una cosa, perché sto notando in questo ultimo periodo, non so, sarà lo stress, che i miei capelli hanno tipo quella specie di forfora, diciamo così. Vabbè, mi si sta desquamando la cute. Quindi non è forfora, però è simile. Cioè, praticamente è forfora, perché alla fine la desquamazione della cute penso sia forfora, comunque non lo so. Consigliatemi uno shampoo che conoscete che riduca questo coso qua, perché sarà il periodo di stress, non lo so, perché comunque mi sto già terrorizzando perché fra una settimana inizia la scuola e oddio, che è? E sarò interrogata in inglese e io l'inglese la metterò in cui fallo di più. E quindi, boh, non lo so, sarà anche lo shampoo che ho utilizzato fino adesso, non ne ho la benché minima idea, mi si sta desquamando tutta la cute. E in modo pazzesco. Quindi consigliatemi qua sotto qualcosa che eviti questo problema. Grazie. Comunque questo mi è piaciuto sta tanto, eh. Passiamo ai prodotti di cui non me ne può fregare di meno, cioè non è che mi abbiano fatto impazzire. Allora, questo è uno shampoo della Fruisette che trovate, penso, all'Eurospin, ecco. Penso lo possiate trovare lì, non lo so. Comunque, capelli ricci con estratti di frutta, olio di argano, 300 ml, made in Italy. Ma sì, vabbè, il secondo ingrediente è il sodium lauryl sulfate, quindi lasciate pur perdere se siete amanti del bio, vi dico. Però sì, lavava, faceva il suo lavoro, l'odore era dei miei, cioè, era buonino, era l'odore di palestra. Ecco cos'è che mi ricorda, l'odore di palestra. Lavavo, facevo il suo lavoro, nulla di che. E per quanto riguarda gli ingredienti, lo posso buttare, perché gli ingredienti sono pessimi. Poi, altro prodotto, sinceramente, di cui non me ne può fregare di meno, questa volta proprio in modo più palese possibile, è questo qua, sono i bagnoschiumi. Dei bagnoschiumi, ragazzi, se volete una recensione, io non so darvela perché il bagnoschiumi io non ci presto molta attenzione, sinceramente. Questo qua comunque mi è piaciuto. Quelli che non mi piacciono sono quelli dell'acquolina, perché
Gli unici che vi posso dire mi fanno proprio schifo sono appunto quelli lì. Per il resto gli altri mi piacciono tutti. Di solito utilizziamo questi qua della Vidal e questo qua è l'Exotic Love, fiore di Tiare, e mi ricorda il profumo di Hypnotic Poison di Dior, è praticamente identico. Se amate quel profumo amerete sicuramente questo bagno schiuma, perché è davvero identico come profumo, mi piace tantissimo, sono 250 ml e mi piace tanto, cioè io lo adoro come profumazione, non rimane sulla pelle. Se volete un profumo, una bagno schiuma che vi rimanga sulla pelle per ore e ore, non è quello, scordatevelo. Poi, altro prodotto di cui non me ne può fregare di meno è sinceramente questo deodorante della Pure Invisible. 48 ore non le dura assolutamente, c'è scritto, ma sei lì tanto per. Niente, ma un bagno, sì, è un deodorante come gli altri. L'odore è il classico di deodorante, cioè quelli della Nivea. Sono 50 ml, dura 12 mesi e sì, non faceva sentire l'odore di sudore, però... Boh, io non è che mi piacciono molto quelli della Nivea, quindi se avete qualche deodorante da consigliarmi che magari copre anche gli aloni, così lo consiglio, glielo do anche i miei, gli aloni, io sto provando quello lì della Nivea Black and White, però non è che mi faccia impazzire, roll on sempre. Magari anche con un inch abbastanza buono, perché so che quelli della Nivea contengono alluminio, se non sbaglio, mentre gli altri contengono altro, infatti secondo ingrediente alluminio. E mi sembra che non faccia bene alla pelle. Comunque non lo so, ditemelo qua sotto. Comunque non voglio che contenga né alcol, perché l'alcol appena lo metto, se appena metto un deodorante con dentro l'alcol mi brucia tantissimo la cella e non riesco a metterlo. E magari senza alluminio, cioè se no tanto vale che compro quelli della Nivea, quelli che finito. Allora, passando a questo, è un campioncino di siero per i capelli della Nashi Argan che mi è stato dato al Cosmoprof, di cui non ve ne so parlare più di tanto. Allora, l'odore è buono, c'è cioè, Nashi Argan, c'è cioè, prodotti fantastici, mi è piaciuto tantissimo. Lascia i capelli, questa volta l'ho utilizzato per l'ultima volta oggi, e lascia i capelli di una morbidezza assurda, cioè mi piace tantissimo. Se riuscite a trovare la Nashi Argan, io suppongo che venda solo online. Però è già difficile anche trovare il sito online, perché io ce l'ho andata a vedere sinceramente, però non riesco a capire quanto costano i prodotti né niente, cioè boh, vabbè. Comunque fatemi sapere se voi li avete provati questi prodotti qua e come vi ci siete trovate, logicamente un po' con tutti. Prodotti assolutamente no, ma proprio 000 che mi sono male, fatto schifo. Sono due mascara e un latte corpo, logicamente latte corpo di che marca è? E il nostro favoloso Acquolina, sì, ebbene sì, è lui. Sto finendo l'ultimo prodotto Acquolina che mi è stato dato, ed è uno zucchero a velo. Allora, intanto rendetevi conto che schifo il tappo, vabbè, c'è un odore. L'odore di cioccolato bianco, scordatevelo, perché non sa proprio di cioccolato bianco, dà la nausea. Un odore schifosissimo, non mi è piaciuto per niente. 250 ml, l'idratazione è... Cosa posso... come posso definirla? Pessima? Sì, è un aggettivo più bello, non riesco a... No. Pessima, fa schifo, vi lascia quella classica patina sul corpo, la finta idratazione, la classica finta idratazione che... lasciano i prodotti di Acquolina, quindi assolutamente sconsigliati, perché a me fanno schifo i prodotti Acquolina. Io non ne ho comprato neanche uno di questi prodotti e non li comprerò mai più, né bagno schiuma né latte corpo, non mi vede neanche a morire, e neanche acqua profumata, perché ho anche l'acqua profumata, ma ve ne parlerò in seguito. E niente, mi ha fatto schifo, non li comprate davvero. Finta idratazione, profumi orribili, almeno questo qua del latte corpo di special modo, perché a me, vabbè, poi ognuno ha i gusti diversi dalle altre persone, cioè io, a me può piacere come non piacere questa profumazione, in questo caso a me non piace, magari a altre persone può piacere,
a me ha fatto davvero davvero schifo, 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 schifo. Non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, non mi è piaciuta. Quindi sconsigliatissimi. E gli ultimi sono due mascara. Questo qua è della Deborah, che mi tocca buttare via perché è una parte che ce l'ho aperto da degli anni, però non riesco neanche più ad aprirlo. Io non vado matta per i mascara waterproof, quindi non mi piace il fatto che sia waterproof. Mi è stato regalato, però adesso, cioè, se lo apro, l'ho aperto 2 giorni fa, non toglie l'eccesso di prodotto, quindi è inutilizzabile. E questo qua fa schifo perché praticamente è come non mettere niente sulle ciglia. È davvero ridicolo, uno scovolino che è invisibile, fa davvero schifo. Si chiama L'Essence All Eyes On Me Multi Effect Mascara. Questo qua è quello black, nero, 01 black. E non prendetelo, non penso ci sia ancora, ma se c'è, guardate altrove, andate a prendere la Love Extreme, che è nettamente più bello, nettamente più buono, è nettamente più tutto di questo. Questo qua è completamente un mascara inutile, fa schifissimo, quindi lasciate per perdere. E niente, i miei prodotti sono finiti per questo mese. Niente, io vi mando un bacio enorme. Ciao a tutte pasticce e fatemi sapere qua sotto con un commento quali prodotti avete finito, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, consigliatemi il deodorante, ragazzi, mi raccomando. E fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e vi siete trovate bene o male, non lo so, fatemelo sapere qua sotto. Se avete qualche video in particolare, sempre qua sotto. Ah, giusto, devo salutare due ragazze. Allora, una è appunto Eleonora Strazzari o Strazzeri, perdonami se ho pronunciato male il tuo cognome, e l'altra è Stelle Visive, che mi ha chiesto di essere salutata. Quindi io vi saluto entrambe, vi mando un bacione enorme, e anche a tutte voi, se volete essere salutate per caso, non lo so, scrivetemelo sempre qua sotto nel commentino, ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale, logicamente, vabbè. Se avete qualche video richiesta, sempre qua sotto nei commenti. E basta. Poi, vabbè, il resto lo sapete. Sto a ripetermi. Io concludo qui il video. Saluto ancora tutte voi. Ciao. E mi stavo incantando. E basta. Ciao a tutte pasticce.